Però tutti i nostri obiettivi principali sono vincere la Lombardia con Ambrosoli e vincere l'Italia con Bersani. E voi sapete che la Lombardia è il terreno dove questa battaglia sarà più forte e più vivace. Credo che il Partito Democratico a livello provinciale si presenti, diciamo, con una grande offerta, con tutto ciò che di più forte e più capace potesse rappresentare in questa fase il partito. Da oggi noi iniziamo, saremo su tutto il territorio, 340.000 persone da contattare una a una, è una grande campagna elettorale da fare per vincere. Ciao, ciao Pizzetti. L'obiettivo è duplice: vincere in Lombardia alle regionali e vincere in Lombardia alle politiche. Per cui ogni energia va portata a questo livello, perché le sorti del paese dipendono molto dalla Lombardia. Gli elettori hanno davanti una grande opportunità tenendo insieme il voto regionale e il voto politico, perché per la prima volta due rilevanti livelli istituzionali che abbiamo in Italia possono dare una omogeneità politica, e questa è un'occasione da non perdere. Per cui il voto utile per noi vale tre volte tanto, perché c'è questa grande occasione. Naturalmente siamo di fronte a un fallimento del governo regionale, questo è sotto gli occhi di tutti, a sondare della questione delle inchieste, ma è il dato politico che lo dice. Noi abbiamo da un lato la riproposizione della vecchia congrega e dall'altro abbiamo la proposizione, un'idea davvero nuova, innovativa di governo della Lombardia. E questo è un primo punto che ben si associa all'idea che c'è sul piano nazionale, che il centro-sinistra, libero da condizionamenti populisti, possa rappresentare rappresenti una condizione di governo solido per il paese. C'è la garanzia che ci chiedono i livelli internazionali, sta nella proposta politica che viene avanzata. Quando mi si chiede, mi si dice, ma Vendola governa una delle più grandi regioni d'Italia, e lo governa sapendo cos'è la sintesi. Quindi il tema non è aver timore del tipo di alleanza, il tema è di questa alleanza è la forza, è la garanzia anche per i mercati internazionali. Quindi il tema della solidità è fondamentale, la solidità della presidenza di governo molto può darlo un voto in regione Lombardia. Veramente sarà un'opportunità storica per dare una svolta a questo paese, e il Partito Democratico fa la differenza. Il Partito Democratico di Cremona, che si presenta con tante facce, tante storie, tante esperienze, e rappresenta proprio la ricchezza di questo partito e l'opportunità per far vincere sia Bersani che Ambrosoli per il paese. Insomma, ci sia quelli che andranno poi nelle istituzioni, sia gli altri, siamo tutti fermamente impegnati per questa campagna elettorale che ci vede coinvolti fino all'ultimo respiro. Come dire, tanti candidati e tante donne. Questo è un bel segnale, perché appartiene alle donne la concretezza, poi per l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni, e quindi votare il Partito Democratico, votare anche donna, significa voler voltare pagina. In Lombardia ce n'è un bisogno sacrosanto, abbiamo visto questo modello lombardo crollare su se stesso, implodere. A livello nazionale altrettanto, se abbiamo passato un periodo di crisi dal quale non si vede ancora l'uscita e per il quale il Partito Democratico ha immaginato un modello sociale, economico e progettuale di futuro che è esattamente quello che abbiamo in mente, quello di un'Italia più giusta, credo che su questo dobbiamo cercare di far coagulare tutte le nostre tensioni, tutto il nostro elettorato. E quindi votiamo PD per il nostro partito elettorale del Partito Democratico. E in questo è il, come dire, non è solo uno slogan, l'Italia è giusta perché è un partito che nella propria visione del futuro vuole parlare all'Italia per bene, all'Italia che lavora, che produce, alle reti sociali che caratterizzano, come dire, l'aiuto anche in questa fase di crisi. E quindi credo che su questo abbiamo tutte le potenzialità e le caratteristiche per
poter avere anche un risultato straordinario, soprattutto in un territorio come questo, come quello nostro, cremonese, come quello lombardo, dove così tanto bisogno vi è di parlare del merito delle questioni, di dare risposte a una crisi che sta toccando in maniera forte proprio il mondo produttivo della nostra regione, e quindi su questo il nostro impegno sarà sicuramente forte e importante per far uscire il paese e riportarlo, come dire, ad avere le energie migliori per uscire da questa fase così difficile, senza raccontare favole, senza slogan, ma con la verità delle nostre proposte. La vera necessità, e quello che diceva Luciano adesso, è di cambiare il governo, certo in Italia, ma l'abbiamo fatto qualche anno fa, soprattutto in Lombardia. Formigoni e Maroni sono della stessa arisma, nel senso che non cambierebbe nulla, l'unica alternativa è davvero che vinca Ambrosoli. E per la prima volta da tantissimi anni c'è la possibilità che vinca il centro-sinistra in Regione Lombardia. Bisogna dare forza a questa possibilità votando i candidati locali che si candidano non più, diciamo, a sedere in consiglio regionale semplicemente, ma magari a governare. Questa è una cosa che secondo me è una modifica. Io ho un invito a tutti gli elettori: non possiamo lasciare la Lombardia alla Lega. Allora, io sabato scorso alle 20.30 ero a Milano in una lunghissima fila di persone che serenamente stavano ad aspettare di poter entrare nel teatro d'albergo. Anch'io non sono riuscita a entrare, sono stata in fila, ma ero molto contenta. Ero molto contenta perché queste persone, la fila arrivava fino alla stazione della metropolitana, c'erano 4.000-4.500 persone, quindi molte di più di quelle che gli organizzatori pensavano di poter coinvolgere, erano un segnale assolutamente come dire, positivo, di entusiasmo e di partecipazione. E questa è una delle prime cose, cioè con Ambrosoli presidente, il punto fondamentale della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini, delle persone, è un elemento fondamentale. Quando si dice quello che lui dice, parlando di riscossa civica, è questa cosa qui, cioè del riuscire a ridare fiducia e credibilità alle istituzioni e anche alla politica attraverso un risveglio, attraverso una partecipazione forte. Questa mi sembra la prima questione. L'altra cosa, l'altra parola chiave, che è quella della legalità, è perché ce n'è assolutamente bisogno, ce n'è bisogno nel Paese, ce n'è bisogno in Lombardia. Non dimentichiamo che l'impero formigoniano si sfalda sotto il peso delle inchieste giudiziarie, degli scandali e comunque della mancanza di credibilità della politica. Quindi una veramente una boccata d'ossigeno, una ventata d'aria fresca, queste sono le due questioni fondamentali che possono e che devono, io dico, sono ottimista, sono fiduciosa e sono anche ostinata, quindi mi ripresento, far vincere il centro-sinistra, questa volta si vince. Le altre tre questioni che voglio sottolineare in particolare sono ovviamente quella del lavoro, è un tema assolutamente trasversale, i nostri territori mai come oggi sentono i colpi della crisi, aumenta la cassa integrazione, con le vicende della perdita dei posti di lavoro li conosciamo tutti, e quindi questo è un elemento trasversale fondamentale che deve vedere la regione Lombardia assolutamente all'avanguardia come altre regioni d'Europa rispetto a alcune tematiche dell'economia verde, delle rinnovabili e quant'altro. Quindi grande attenzione per il lavoro collegato al discorso dell'ambiente. Per quanto mi riguarda, poi gli altri punti sono ovviamente l'UEFA, puntando a creare non solo più protezione sociale, ma anche a rafforzare i legami di solidarietà per una comunità che sia comunque all'altezza di quello che è il momento che stiamo attraversando,
che l'altro discorso è quello dei beni comuni, mi ricollego all'esperienza che sto facendo in consiglio comunale che riguarda il tema dell'acqua. Credo che assolutamente alla Regione Lombardia occorra chiedere se vincerà Ambrogioli di rivedere la normativa sull'acqua, perché il referendum, si parlava di partecipazione, sia effettivamente rispettato. Alessia. Di Mare si è messo in gioco e, visto tutto il profilo dei candidati, ha dimostrato di avere coraggio. Io penso che il PD è credibile e quindi immagino che anche con queste nuove figure e nuovi volti si possa finalmente vincere. Si deve vincere in Lombardia, ma soprattutto a livello nazionale. Sì, mi rifaccio un po' a quello che ha detto Alessia, nel senso che penso che questi anni siano serviti al Partito Democratico per assestarsi e per capire un po' quale percorso comune si voleva prendere, e in questi mesi penso che finalmente si sia visto quanto il partito è serio, quanto è stato capace di confrontarsi e mettersi in gioco con le primarie che hanno fatto nascere un bellissimo confronto. C'è l'entusiasmo, ci sono delle idee concrete, dei progetti. Io non sono superstiziosa, penso che quest'anno il Partito Democratico ha finalmente tutte le carte in regola per vincere queste elezioni, sia alla regione che alla Roma.